Strowman, forse il modo migliore per tradurlo è fantoccio, ok? Quindi quando io riduco l'argomentazione del mio avversario a un fantoccio, che non è, diciamo, rappresentativo dell'argomentazione. Ok. Want to ban all cars and make 80-year-olds with suitcases run around on bicycles, do you? No? Ad hominem. Questo evil witch, burn the witch and don't listen to the witch's opinions. They're the devil's words. Sometimes people are obviously biased or subjective, and so you should treat their arguments with care, but it's generally better form to attack the argument rather than the person. Some... Ok. Questa l'avete capita? No. Questa qua è pure importantissima. No, guarda, no. Ad hominem. Ad hominem. Contro la persona. Quante volte uno dice una cosa, dice, ma quello Marco ha detto quello, e allora l'amico fa, ma tu stai a sentire quell'idiota? Vedi? Questa è una fallacia logica. Fallacia logica non significa, come vedete, certe volte la logica induttiva contrasta con la logica deduttiva. Cioè, anche se uno, prima di tutto, allora, lei nell'esempio diceva, cosa faceva? Cosa diceva nell'esempio? Ah, è una strega, non le dovete dare retta, diciamo, è una strega e le sue parole vengono dal diavolo, cosa del genere. Non mi ricordo adesso, se lo rimandiamo lo traduco in maniera esatta, ma comunque. Allora, però, poi commentava che normalmente è, diciamo, anche se, diciamo, la provenienza della fonte può essere, diciamo, indurre, può squalificare un'informazione, molto spesso quando si parla di fake news, per esempio, tanto per dire un esempio, a volte si dice che una cosa è una fake news solo perché c'è una certa fonte. Questo è al tempo stesso una fallacia. Perché ovviamente se una fonte si è screditata perché ha sostenuto delle cose false in passato, è chiaro che uno la deve prendere con le pinze, non può assumere vero quello che la fonte dice. E tuttavia, in ogni caso, sarebbe una buona regola, questo seguitela soprattutto nei rapporti interpersonali, attaccare l'argomentazione e non la persona. Non la persona, è una regola di buon senso, anche perché sennò che succede? Se tu cominci ogni volta che fai questione con uno a dire che tu sei un idiota, tu sei... e altre male parole, quello che cosa farà? Ma poi di mena. No, ritaliate, cioè ricambierà con gli interessi e quindi ci sarà un'escalation. Chiaro? Quindi stavamo dicendo, abbiamo ripetuto Strowman che è fantoccio e quest'altra abbiamo dato un esempio di una fallacia che si chiama ad hominem contro la persona. Quindi quando tu attacchi non l'argomentazione in sé, ma la persona che la porta avanti. Facciamo un esempio: se uno fa un'affermazione di carattere economico, dice ma quello è un noto comunista, quindi vuole instaurare un sistema comunista, ok? E allora, per dire, questo non vuol dire che abbia detto una fesseria su quell'argomentazione economica, chiaro? Quindi è chiaro che qua ci muoviamo, cioè non, questo non significa che queste cose non vengano usate, sono usatissime, però vanno riconosciute come tali, cioè innanzitutto per esempio diciamo,
dibattito politico, questa è un'altra di quelle che si fanno spessissimo. Queste due sono tra tutte e due faranno il 60% delle fallacie che usano i politici. Molto spesso, diciamo, adesso non per sparare sulla Croce Rossa, ma se un'argomentazione venisse da Renzi, molte persone in Italia ormai la danno per falsa solo perché ha detto Renzi. Chiaro, magari diciamo in quell'occasione c'ha ragione, quindi non è che è chiaro, quindi è chiaro che quando si attacca la persona invece di attaccare l'argomentazione, questo non è esattamente logico, diciamo, è logico da un altro punto di vista, che io voglio, diciamo, cercare di squalificare la persona, ma non porta necessariamente alla verità. È un'argomentazione valida. Andiamo un po' avanti. What related to this is the genetic fallacy, which is assuming that an argument is automatically wrong because of its source. Even a stopped clock is right twice a day. Fallacious appeal to authority. Okay. Sometimes it's appropriate to look at what experts think on it. Ok, la fallacia genetica dice, per esempio, se una cosa viene da Radio Mosca, no? Beh, è sicuramente falsa, almeno. Supponiamo che Radio Mosca sia ai tempi dell'Unione Sovietica. Oppure, cioè, una cosa deve essere necessariamente falsa o non vale, una commentazione non valida a seconda del, diciamo, perché viene da una fonte che è stata giudicata cattiva. Questo non è necessariamente vero. Come lei faceva diceva nell'esempio, anche un orologio rotto, che è sicuramente una fonte di informazioni errata, però segna l'ora esatta due volte al giorno. Se capita che quello è rotto sulle 12:23 e in quel momento sulle 12:23, e capita che vi dia in quel momento lo esatto. Quindi è difficile, ma è possibile. Topic, but fallacious appeals to authority bring in someone who's an expert in an entirely unrelated field and expect you to treat them as an expert in this field. Being an expert in particle physics doesn't mean you'll automatically have sensible opinions on, say, pig husbandry, or vice versa. Red herring, a fallacy of distraction. Well, they might have stolen them. Allora, l'appello all'autorità. Lei lo ha in qualche modo edulcorato, lo ha detto bene questo. Allora, l'appello all'autorità dal punto di vista della logica deduttiva è sempre una fallacia. Cioè, l'appello all'autorità quando si ha? Quando quello dice è così perché io sono un'autorità nel campo. Ok? È sempre una fallacia. Lei dice che è una fallacia quando l'autorità non è di quel campo. Lei dice che se parliamo di come scegliersi un marito e una solo perché ha un dottorato in fisica quantistica non è un'autorità nel campo. Ed è giusto. Chiaro? Così come se uno ha, che ne so io, un'autorità in ingegneria aerospaziale non significa che abbia un'autorità nel suggerire una dieta appropriata a un'altra persona e così via. E questo è certamente vero. E questo viene però molto spesso usato al contrario, e questa è una fallacia grossissima. Per esempio, sono abbastanza esperto di diete. Allora, qual è il mio diciamo, il che non rende quello che dico assolutamente vero, perché se no ricadiamo nella fallacia di quello che dicevamo prima. Però, per esempio, se un altro mi dice io sono un dietologo, dico io però sono prima che 17 kg in un anno e mezzo, e penso di averlo fatto in maniera salutare perché le mie analisi prima e dopo del sangue dicono che sto meglio, molto meglio dopo che prima. Chiaro? A volte che cosa succede? Succede che se si discute di un certo argomento, tu non puoi parlare perché non sei esperto del settore. Questo non va bene. Cioè, va bene fino a un certo punto. Cioè,
tu parli, se parli ti assumi delle responsabilità, ma a parlare hanno diritto tutti a parlare. Poi tu devi confrontare quello che le persone dicono con la logica, ok? Anche perché allora facciamo un esempio: se io comincio a dire, a dare degli esempi di diete che possono provocare dei problemi di salute alle persone, poi chiaramente mi viene a prendere qualcuno, mi viene a arrestare perché avrò provocato probabilmente, diciamo, facciamo un esempio, in certi casi c'è stato quel tizio che c'aveva quella cura per il tumore, come si chiamava? Non di Bella, quello più recente. Ce n'era uno che c'aveva un metodo che... Stamina. Stamina, esattamente. Beh, quello là è stato, diciamo, inibito, insomma gli è stato vietato di fare quello che poteva fare. Infatti prima si è andato all'estero e poi è passato comunque i guai. Perché? Qua vedremo, poi ci ritorneremo più tardi. Se tu vuoi proporre una cosa come efficace, devi essere tu ad aver dimostrato l'efficacia. Chiaro? Questo significa che se io mi propongo di mangiare questo gesso per curare una certa malattia, io devo aver fatto determinati studi che dimostrano che se mi mangio questo gesso, allora quella malattia sparisce. E lo devo aver dimostrato in maniera solida, cioè devo aver fatto randomized trial e altre cose, insomma deve essere arrivato ai livelli della letteratura medica. Questo normalmente non succede, anche perché è costosissimo. Anche quando individuano un principio attivo nei nuovi farmaci, molto spesso prima che il principio attivo venga commercializzato ci sono studi da centinaia di milioni di dollari, ok? Facciamo un esempio, c'è un italiano che sta in America che ha identificato una sostanza che si chiama zonulina. Questa sostanza chiude la barriera, diciamo, questa sostanza può aprire, il contrario, questa sostanza apre la barriera che separa l'intestino dal sangue e quindi provoca un sacco di problemi. Adesso stanno cercando di trovare dei farmaci che blocchino questa zonulina, ok? Però anche se ci sono alcune sostanze che sono promettenti, dovranno fare dei lunghi trial e quindi la sostanza arriverà in commercio tra 10 anni, dopo una spesa di centinaia di milioni di dollari, ok? Lì, in queste cose però, di logica deduttiva c'è molto poco, perché l'organismo umano è un sistema molto complesso, quindi perciò costa tantissimo dimostrare qualcosa, perché bisogna fare degli studi, si chiamano studi a doppio cieco, sono molto complicati, molto costosi e così via. Però l'appello all'autorità, chiariamolo bene, è sempre un esempio di logica induttiva. Cioè, io ho speso come Stato, come nazione, abbiamo selezionato delle persone perché sono esperti in un settore, quindi è logico che, se no che l'abbiamo fatto studio a fare, è meglio che un dibattito sia fatto da esperti che da persone che stanno a fare dello sport. Questo è indubbio. Però questo non deve confliggere con la logica di base. Scommettiamo. Allora, voi avete avuto da poco un report sulla TAV che dice che la TAV non va fatta perché per un'analisi costi-benefici, un report fatto da esperti, che dice che ci si perdono 7-8 miliardi. Ok? Ci siete col cervello che se lo stesso panel di esperti l'avesse scelto il governo precedente, adesso avremmo avuto un rapporto che diceva che la TAV si doveva assolutamente fare, perché altrimenti perderemmo delle opportunità di sviluppo che valgono un sacco di soldi? Questo è ovvio. Dopodiché, io non sto a dire chi abbia ragione, se il governo attuale
o l'opposizione attuale o il governo precedente. Quello che è certo è che la condizione di esperto da sola non basta, bisogna andare a vedere quello che c'è. Allora uno deve avere un dibattito da esperto, non è che almeno deve provare a sentire le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro. Di base devono provare a spiegare le proprie ragioni, argomentarle, perché diciamo altrimenti una persona non si può fare un'opinione in merito. Ovviamente le ragioni possono essere molto tecniche, quindi a un certo punto c'è il pericolo che le cose vadano a finire in un linguaggio tecnico che la persona normale non riesce a capire. Però è comunque preferibile a una situazione nella quale uno si fida di, qualcuno in maniera alla cieca. Ok? Ah, questo. In our example, a person pulling a puppy, Your Honor, but look, husbandry. Or vice versa, red herring. Red herring, questa pure si chiama. Well, they might have stolen a puppy, Your Honor, but look how sad they are to be in court. Red herrings may seem plausible, but are ultimately irrelevant. In our example, a person being sad because they have been made to come to court is not relevant to whether or not they actually stole a puppy. That particular red herring is also an example of appeal to emotion. Appeals to emotion attempt to distract you by making you feel bad for the other person. So. Ok, questa pure ha una certa importanza, non come quelle di prima che sono molto, le ho sottolineate perché sono molto comuni. Questo si chiama l'aringa rossa. Cioè l'aringa rossa è quando viene, vi si cerca di distrarre. Cioè quando uno vi pone un, diciamo, sottopone una, un'argomentazione per distrarvi da un'altra argomentazione più importante. L'esempio era: siamo in un'aula di tribunale, nell'aula di tribunale c'è una persona a giudizio, ci sono delle persone a giudizio perché hanno rubato dei cuccioli. Allora dice, sì, avranno forse rubato i cuccioli, ma guarda come sono, tristi che sono andati sotto processo. Guarda che aria abbattuta che c'hanno che stanno sotto processo. Guarda, rischiano di andare a finire in galera perché hanno rubato i cuccioli. Cioè, allora qua ci sono due fallaci all'opera. Nell'aula di tribunale non si sta parlando del fatto che questi siano tristi o felici o altro, si sta parlando del fatto se hanno rubato i cuccioli o meno. Se c'è la prova che hanno rubato i cuccioli, la legge prevede una certa pena, devono avere quella pena. Se no, no. Unita a questo discorso della distrazione, in questo caso c'era l'appello alle emozioni. Per esempio, può essere molto più forte di come l'ha fatto lei, no? Sì, ha rubato al supermercato, però è un'anziana che non c'ha la pensione per campare, l'ha fatto per fame, e eccetera. Questo è un caso di appello alle emozioni. È molto forte. In certi casi ha efficacia, ci sono stati dei casi in cui i pensionati stavano, insomma, alla fine gli stessi carabinieri gli hanno regalato, gli hanno pagato la cosa. Però diciamo non a caso di appello all'emozione, perché comunque diciamo dal punto di vista logico la condizione non ti giustifica nel furto. Non solo, il caso dell'appello all'emozione è una cosa che voi studenti usate spesso e si chiama allora, questo è in inglese appeal to emotion, però in realtà ha un nome latino e si chiama argumentum ad misericordiam. Secondo me in italiano si capisce molto meglio. Il tipico argumentum ad misericordia, ma no, professore, no, assolutamente non mi deve bocciare questo esame perché primo perdo la borsa di studio, poi mio padre mi manda a faticare, poi capito? Queste cose funzionano. Qualche volta funziona pure. Però qualche volta fa back.
Non sempre funziona, qualche volta è preziosa rabbia. Dipende. No, anche dal professore, ma dipende anche. Allora, se tu cerchi di giustificare una situazione che ha delle basi concrete di giustificazione, certe volte ci manca poco, un piccolo argomento ad misericordia, ma aiuta lo studente. Ma quando l'argomento ad misericordia è basato proprio su cose che non, diciamo, la situazione è talmente indifendibile, allora il professore la prende pure al contrario, perché almeno nella mia esperienza è così. Però in ogni caso questo non toglie dal punto di vista della logica deduttiva, questo è un assoluto fallacio. Ci sono alcuni che dicono, no, ma non si può, perché se tu poi fai un precedente, poi hai fatto questo, quindi diciamo. Why should we hire you for this job? Because if you don't hire me, then I'll be out on the street, and I'll have to live in a cardboard box. You don't want to make me live in a cardboard box, do you? Appeal. Ok, questo è. Cioè, perché mi dovrebbe. Perché la dovrei assumere? E beh, perché non ho un lavoro, se non mi assume lei mi vado a finire che vado a vivere in una scatola di cartone o qualcosa del genere. Quindi, cioè, questa è l'appello alla misura. In genere quando ti chiedono un'intervista di lavoro perché ti dovrebbero assumere, tu dovresti argomentare perché ho una certa competenza nella materia in cui stanno cercando. Per esempio, se ti vogliono assumere in una pasticceria, tu gli dici, vabbè, io ho lavorato a tale pasticceria, ho tale esperienza. Oppure se ti devono assumere come commesso, gli dici quello che sai fare come commesso e così via. Ok, vediamo un po', abbiamo ancora un po' di tempo, sì. Che ore sono? Mancano 24 minuti. Ah, vabbè, allora c'è. Ok, queste sono due anche molto comuni. Bandwagon fallacy, lo fanno tutti, lo faccio pure, quindi se allora si usa anche nella pubblicità, no? Quando un prodotto ha molti clienti, dicono 5 milioni di persone non possono essere nel torto, no? Se sono 5 milioni di clienti che scelgono quel prodotto, quindi solo perché una cosa è molto popolare non significa che quel prodotto sia il prodotto migliore. Questa è una cosa molto comune anche nelle pubblicità. Una variante di questa è il testimonial, perché in quel caso non è bandwagon, non è lo fai perché lo fanno tutti, ma lo fai perché lo fa quello. Quindi se diciamo devono pubblicizzare uno shampoo piuttosto che un'altra cosa che ce ne stanno tanti eccetera, no, quello è lo shampoo che usa Cristiano Ronaldo, tanto per dire. Oppure la lametta per la barba che usa quell'altro calciatore, oppure per le donne la crema di bellezza che usa una certa star. Chiaro? Ok. Poi l'appello alla tradizione. Allora, sta cosa esiste da migliaia di anni, non può essere errata. Ok? Prima di tutto ci sono casi storici in cui certe cose si sono rivelate pesantemente errate. Per esempio, i romani conservavano il vino nel piombo. Avevano scoperto il piombo, che era un metallo molto utile, eccetera, eccetera. E da questo ne derivava una malattia, comunque loro avevano tutte le tubazioni fatte di piombo. Quando ci già l'acqua e diciamo un pochettino di piombo se lo prende. Poi però se ci conservava qualcosa che non fosse acqua, da questo derivava una malattia che si chiama Saturnismo. Addirittura ci sono storici che tendono a credere che il Saturnismo abbia avuto un effetto, quindi l'introduzione del piombo nelle tubazioni in altro, abbia avuto un effetto non irrilevante nella caduta dell'impero romano. Cioè praticamente questi diventavano più scemi, quindi la teoria sarebbe che questo fatto. Ci sono stati altri casi
in cui, per esempio, mettere l'acqua nel, il fluoro nell'acqua, in genere si faceva per cercare di rinforzare i denti, era una politica che si faceva negli anni 50. Ancora c'è in qualche stato degli Stati Uniti, ancora si fa. Studi più recenti hanno dimostrato che questa cosa, in uno studio cinese hanno dimostrato che l'introduzione dell'acqua nel fuoro aveva ridotto il quoziente intellettivo di 7 punti percentuali, vi assicuro che sono tantissimi. Scendere da 107 a 100, da 100 a 93 ha un effetto enorme. Quindi non è detto che una cosa solo perché se sempre fatta vada bene. Diciamo che però, attenzione, questo vale per la logica deduttiva. Dal punto di vista induttivo invece la tradizione un valore ce l'ha, perché questi sono chiaramente esempi eccezionali. È altamente improbabile che se una cosa è andata bene per tante migliaia d'anni, un motivo ci dovrà essere stato. Vi faccio un esempio molto concreto. Quando cuocete i ceci, tanto per dire, ci sta vostra nonna che probabilmente vi diceva di schiumare l'acqua. Chi conferma sta cosa? Qualcuno lo sa? Sto altro? Ah, due o tre persone lo sanno, gli altri ormai. Allora, in quell'acqua là ci stanno le lectine, sono degli antinutrienti e quindi fanno male. Quindi non è una cosa buttata così. Quello lo faceva per tradizione, mica sapeva che ci stanno le lectine là. Ah, i ceci, per esempio, altri legumi andrebbero necessariamente messi a bagno per 12 ore. Proprio perché devono spurgare parte di queste lectine, un'altra parte la perdono con la cottura. Quindi un valore la tradizione ce l'ha. Anzi, da questo punto di vista, a me piace citare un filosofo russo, sta citazione però non ho trovato l'originale perché in realtà sta citazione l'ho vista fatta da Putin. Perché che cosa era successo? Allora, siccome Putin in Russia ha riportato lo Stato sotto un, diciamo, regime più tradizionale, più di attenzione alla tradizione, allora giustamente i giornalisti occidentali lo mettono un po', ogni volta lo pungolano su questo aspetto, perché su alcuni aspetti della tradizione, secondo loro, secondo almeno gli standard occidentali, alcune cose sono indifendibili o sono addirittura, secondo gli standard occidentali, contrari ai diritti umani. Allora, a una domanda, lui mi ha risposto, e mi è piaciuta la citazione, indipendentemente dal contenuto, se... la citazione di questo filosofo Berdiaev, che diceva, questo è un filosofo russo che poi quando sono arrivati i comunisti si è trasferito in Francia, quindi è morto in Francia, diceva questo: la tradizione non è quello che ci fa andare avanti e in alto, ma è quello che non ci fa andare indietro e in basso. Che significa secondo voi? Bisogna sfruttare le conoscenze pregresse. Significa, io una soluzione ce l'ho, che è quella tradizionale. Se tu me ne porti una migliore, io sono dispostissimo a muovermi dalla tradizione. Però state attenti a non muovervi dalla tradizione per trovare la soluzione che è peggio di quella di prima. Chiaro? Quindi, cioè, non è che sempre si migliora andando avanti, cioè, così come l'appello alla tradizione, no, è giusto fare solo le cose tradizionali, è sbagliato da un punto di vista logico, così è altrettanto giusto di, prima di cambiare una cosa che c'era con la tradizione, fammi esaminare se sta cosa è valida o meno, perché non è che perché, diciamo, la tradizione non ha sempre ragione, allora significa che c'è sempre torto. Questa è una fallacia. Nature? Ooh, don't trust medicine or science. It's full of chemicals which are bad for you. Here, take this belladonna. It's very natural. Appeal to ignorance. If you count ok, l'appello alla natura. You count proof that ghosts don't... L'appello alla natura, alle cose naturali, no? Adesso su tutti i prodotti c'è scritto naturale. 100% no? Naturale. Ci sono tantissime cose naturali che sono dei veleni potentissimi. Per esempio la bella donna è un veleno. La sostanza velenosa. Quindi le foglie di oleandro sono velenose, sono naturalissime.
Provate a fare un decotto delle foglie d'oleandro, andate al creatore in me che non si dica. Un decotto concentrato di foglie d'oleandro. Quindi non è che perché una cosa è naturale debba fare per forza bene. Così come lei però ci ha mischiato qualcosa in più. Ha detto, ah no, no, non ti prendere le medicine, prendi questa cosa che è naturale. Allora, le medicine, è vero che se sono state approvate per l'uso medico, sono state studiate e quindi contro quella cosa per cui la state prendendo sono efficaci. Verissimo. Nessuno mette in discussione. Chi si legge il bugiardino? Okay. Cos'è il bugiardino? Il foglietto illustrativo. Ah, foglietto illustrativo, ok. Si chiama bugiardino in termine tecnico. Però se ti leggi il foglietto illustrativo ti passa la voglia di prendere. Bisogna pure saperlo leggere. E ti passa la voglia di prendere. Perché tu vedi degli effetti collaterali, certe volte fanno paura. Però adesso effettivamente ci sta un progresso, perché hanno messo le comune, raro, molto raro, insomma hanno messo una cosa che c'è anche una traduzione in termini di probabilità. Una cosa comune è che in genere si verifica in un caso su 10, se non mi ricordo male. E così via, una volta su 100, una volta su 1000, una volta su 10.000. Diciamo che una cosa che vi doveste porre come problema prima o contestualmente al fatto di prendere una medicina, io non sono affatto contro le medicine, sono molto contento che negli ultimi 3 anni non ho preso neanche la medicina, però ho prevenuto in qualche altro modo. Se mi serve la medicina me la piglio, non è che non me la piglio. Il punto però qual è? Se volete avere buona salute, dovete cominciare a interpretare i sintomi che vi presenta il vostro corpo. B, prima di risolvere un problema, cioè non è che risolvete un problema con una pillola. La pillola vi può evitare spesso determinati effetti o determinati sintomi. Per esempio, esempio più banale, perché prendete la tachipirina? Per tutto. Qual è lo scopo? Per tutto. Per abbassare la temperatura. Ma la temperatura che cos'è? Perché si alza la temperatura in primo luogo? Per uccidere il virus. Allora, perché? Perché a ogni aumento, se non ricordo male, di mezzo grado della temperatura corporea, il sistema immunitario è 6 volte più efficiente. Quindi il sistema immunitario combatte 6 volte di più. Allora, se ne ricava che un minimo di controsenso c'è. Perché quello sta a combattere e come tu hai una squadra che si sta combattendo, gli dici vai piano. Allora, c'è il caso che l'allenatore dica alla squadra che sta combattendo vai piano? No. Sì, ci sta. Quando? Quando poi l'allenatore sa che la squadra può si scarica oppure si deve conservare l'energia per dopo, oppure agitarsi troppo non farebbe bene. Ma se la squadra sta in buona efficienza solo perché viene 37,5 o 38,5 non te la pigli la tachipirina. Se c'hai una febbre particolarmente debilitante molto alta eccetera, magari sì, ma cioè non è che te la prendi sempre. Devi valutare, bisogna valutare le cose in maniera logica, capito? Bisogna capire come funziona. Il paracetamolo ha degli effetti collaterali, anche seri, in alcuni casi no, diciamo è una sostanza abbastanza ben tollerata, però ci sono anche degli effetti collaterali. Ok, fatemi un segno quando mancano 5 minuti. Mancano 11 minuti. Perfetto. Questo è il punto. Ok,
If you count the proof false, it must be true, or vice versa. You can't prove that ghosts don't exist, therefore they must exist. You can't prove that ghosts do exist, therefore they clearly don't. Both of these are appeals to ignorance. Begging the question, assuming to be true a premise that you are trying to prove. Zog the Great is infallible because in the big book of Zog the Great, it says that he's infallible, and we know that the text is infallible because it was written by Zog, who is infallible, because it says in the book, which was written by someone who said. Equivocation is using one... Ok, queste due, siamo arrivati quasi a metà, che significa la prossima volta? Cioè abbiamo altri, cioè due per finire sta cosa. Allora, 8 minuti, sono 8 minuti di video. Allora, qua ce n'erano, erano, c'erano due fallaci, l'appello all'ignoranza, cioè, e begging the question is, si può tradurre come, aspetta, c'ha un... come si dice in latino? Quando tu assumi che quello che è vero perché è vero, capito? Cioè, assumi vero quello che stai per dire. Comunque, prendiamo prima l'appello all'ignoranza. Allora, l'appello all'ignoranza dice, vabbè, tu non puoi dimostrare che i fantasmi non esistono, quindi i fantasmi esistono. Chiaro? E l'altro risponde al contrario, quindi in realtà è una materia che noi non sappiamo se i fantasmi esistano o meno, non c'è, esiste una prova né nel senso né nell'altro. Begging the question, l'esempio chiarisce tutto. Zog il Grande è infallibile perché nel grande libro di Zog il Grande è scritto chiaramente che è infallibile. Il libro è stato scritto da Zog stesso, che sappiamo essere infallibile. In pratica è un argomento circolare, ok? Non solo, questa fallacia qui, begging the question, ha un importante esempio storico, che, vabbè, voi forse filosofia non la fate, la fanno? No. Però è la prova ontologica dell'esistenza di Dio da parte di Santa Zena. Che è un altro classico esempio di argomento circolare. Come stava scritto in inglese quello di prima? Begging the question. Begging. Cancelliamo qua. Comunque la cosa, perché ho scelto questo video? Perché la cosa simpatica è che voi adesso andate su YouTube per scaricare il video su 8 minuti e ci avete là un riassunto, ogni tanto se ne dimenticate uno andate là, non è, non è difficile trovare. Poi, è chiaro? Quindi avete un riassunto delle fallacie più comuni. Allora, cosa dice la prova ontologica di Sant'Anselmo? Dice che Dio è un essere... perché esiste? Perché Dio è un essere perfetto. Se non esistesse non sarebbe perfetto. Funziona o non funziona questa cosa? No. Io non sono mai stata d'accordo con Sant'Anselmo. Allora, io con la chiesa in generale. Però. Allora, questa, chi confutò storicamente questa prova di Sant'Anselmo? Perché non esiste di niente. Kant. Che disse, non è, cioè, io posso pure immaginare che, io, che sia perfetto, che io abbia 10 talleri in tasca, però poi metto la mano in tasca e 10 talleri non ci stanno. Cioè non è perché io dico che è perfetto che deve essere perfetto per forza. Cioè chiaro che sto dicendo che è perfetto perché è perfetto, basta. Che esiste perché esiste. È un modo più sofisticato. Allora, dopodiché ci fu un noto papa, non ricordo quale sia, che a un certo ebbe una, un chiaro sfogo con Sant'Anselmo, perché disse, ma Sant'Anselmo si poteva fare i fatti suoi, non stavo a dire in dialetto. Si poteva fare i fatti suoi. Perché? Perché, dice, prima di questa
cosiddetta prova, la gente non poneva in discussione l'esistenza di Dio, ci credeva e basta, per fede. Ma nel momento che tu l'hai voluto provare e quello ti ha distrutto la prova, la situazione si è rovesciata, nel senso, sempre per una fallacia, perché come non si può provare l'esistenza di Dio, non se ne può provare neanche la non esistenza, andrebbe innanzitutto definito, e questa è già un'impresa impossibile. Comunque, la situazione si è rovesciata, per cui se prima la gente tendeva a credere, mo dopo che questa specie di dimostrazione che è fallita, miseramente, e la gente tenderà a mettere in dubbio. Ok? Quindi, questo è... Vediamo un po' se ce la facciamo a fare un'altra. Right, it says that he's infallible, and we know that the text is infallible because it was written by Zog, who is infallible, because it says so in the book, which was written by someone who said, equivocation is using one word to mean multiple things and thus drawing incorrect conclusions, often on purpose. Any law can be repealed by the proper authority. The law of gravity is a law, therefore, the law of gravity can be repealed, which conflates law in the legal sense and law in the scientific sense, and makes you look like a bit of ancient Boston. Okay. Questa è l'ultima per oggi. Allora, equivocation è quella che avevo fatto all'inizio, no? Quella del rombo, cioè l'ambiguità. Allora, qua c'è un esempio più interessante. Dice: ogni legge può essere modificata dall'apparato organo legislativo, può essere diciamo dichiarata illegale, insomma modificata, nel senso cambiata profondamente. Ripeto. Allora, la legge di gravità è una legge e quindi può essere, diciamo, cambiata da un apposito organo. No, la legge di gravità è una legge fisica, quelle di cui si parlava sono le leggi, diciamo, del diritto, ok? Stabilite dal sistema legislativo. Quindi è chiaro, una legge fatta dal sistema legislativo può essere in seguito modificata, ma la legge di gravità no, perché fino a che non si trova perché un qualche cosa che non funziona secondo la legge di gravità non può essere modificata. Un solo accenno, questo argomento poi lo riprendiamo perché diciamo deve essere sviluppato approfonditamente. Guardate che il corpus legislativo di un paese deve essere organizzato in modo strettamente logico. È un problema grosso. Voi avete che le leggi non possono contraddirsi. In particolare, cioè, ci sono alcune leggi che sono al di sopra, alcune norme che sono al di sopra delle altre. Quali sono? La Costituzione. La Costituzione. Allora, chi è che controlla la coerenza delle leggi con la Costituzione? La Corte dei Conti. No, la Costituzionale. La Corte Costituzionale, in primo luogo, è il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica può rinviare una legge, può non approvarla, non promulgarla, e rinviarla alla Corte Costituzionale se c'è un problema costituzionale. Lui ha i suoi diciamo consiglieri che gli possono dire: guarda, questa legge può andare in conflitto con la Costituzione, non possiamo avere un conflitto logico tra due leggi. Per quale motivo? Perché stiamo a fare tutto questo? Perché se in un sistema deduttivo tu hai un conflitto logico, tu affermi una cosa che contemporaneamente è falsa e vera, affermi che una cosa è contemporaneamente falsa e vera, allora tutto è falso e tutto è vero. Questo è un principio logico fondamentale, cioè se si riesce a dimostrare che una certa affermazione è contemporaneamente vera e falsa, allora tutto è vero e tutto è falso. Se voi pensate che io stia dicendo cose astratte, ricordatevene un domani quando avrete dei figli, perché se tu dici a un bambino A e poi fai il contrario, bambino fa quello che gli pare, non solo su quell'argomento, ma lo prende come regola generale. Dice: vabbè, quello ha detto A, sta facendo il contrario, quindi va bene tutto e due.
Quindi lui ha una specie di logica innata che gli fa capire profondamente, forse perché gli conviene, però questo principio lo capisce benissimo, chiaro? Quindi è un fatto questo di un'estrema importanza, perciò si fa tutto questo. Si cerca per il possibile, una cosa sono le leggi, se uno si accorge di una contraddizione delle leggi, questa contraddizione va assolutamente eliminata, a costo di arrivare alla Corte Costituzionale, a costo di modificare anche la Costituzione, eccetera. Se invece ci sono delle sentenze, è chiaro che le sentenze possono fare storia, possono fare, diciamo, possono servire da esempi, però una sentenza di per sé non ha il rango di una legge. Chiaro che se c'è una sentenza che va contro dei principi che sono stabiliti da una legge o sembra andare contro, ci sarà un approfondimento, dopodiché magari il legislatore potrà ribadire no, quella sentenza si è appigliata a questo cavillo, si è appigliata a questo cavillo che non era scritto bene, noi la riscriviamo per bene e chiudiamo questa porta. Mentre in altri casi dice no, forse la sentenza ha sollevato un problema, per esempio, a volte ci sono dei problemi naturali, per esempio quando sono usciti i satelliti, la TV satellitare, e bisognava posizionare le parabole sui balconi, è chiaro che c'era un vuoto legislativo, quindi se tu capitavi, un certo giudice diceva no, non puoi mettere la parabola sul balcone perché rovini il decoro condominiale, l'altro diceva no, ce la puoi mettere perché devi vedere la TV, non puoi diciamo, limitare il diritto dell'individuo a vedere la TV. Poi chiaramente, andando avanti, poi si è trovato... è stata fatta una legge che ha regolamentato la materia. Stesso discorso, mi sembra che ci sia ancora una legge che prevede che se tu metti su un'officina devi possedere un'incudine di una certa dimensione e un martello. È chiaro che in molte officine moderne delle auto l'incudine e il martello non ti serve proprio a niente, forse tutt'al più se sei un carrozziere, potrebbe servire, ma... Eppure c'era una legge degli anni 50 che, perché allora le macchine erano fatte, diciamo, i pezzi erano quasi tutti, diciamo, andavano trattati meccanicamente, e quindi adesso è quasi tutta elettronica, quindi cambiano le cose. Vabbè, allora per oggi ci fermiamo qua, va bene?